c'è stata veramente una risposta notevole da parte degli allevatori che sono sembrati abbastanza interessati agli argomenti trattati. L'appeal proprio è stato determinato poi dalle domande che ci sono state durante il brainstorming e naturalmente ci aspettiamo che questo evento abbia potuto gettare le basi per una sorta di cooperazione con i dottori veterinari del nostro territorio, della Federico II, con i colleghi di Torino, con i quali sembrerebbe che sia nato già una sorta di amicizia e abbiamo gettato le basi per avere dei progetti futuri. Allora, l'AONS è un'associazione naturalistica in ambito ornitologico ed è la più grande associazione del sud Italia, tra le prime 5 d'Italia. Ci identifichiamo come preservatori e allevatori di razze di canarini, pappagalli, stridi, eccetera. Non siamo sicuramente i bracconieri o i detentori che qualcuno erroneamente in passato, partendo da falsi ideali e false ideologie che sono state spacciate per vere anche in televisione come servizi di Striscia la Notizia, hanno tentato poi di fare in modo che vedessero l'allevamento amatoriale quale il nostro come una forma di detenzione o una forma di commercio di a livello di scopo lucro. Futuro ci aspettiamo di andare in questa direzione, siamo un'associazione che è un po' avanti, abbiamo sempre fatto delle attività innovative e sicuramente andremo in quella direzione.